Ai presenti e a quelle persone che stanno invece a casa, che ci seguono in diretta sul canale Ustream del Movimento 5 Stelle di Ruta. Qui abbiamo una guest star che è Rossana Ercolini del progetto Rifiuti Zero, che poi ci illustrerà adesso nel corso della serata. Abbiamo Andrea Chiodini, che è il giornalista del TG3, che diciamo faciliterà il nostro dibattito. E ringraziamo la presenza anche del senatore a 5 Stelle Stefano Lucidi. E quindi, che dire, iniziamo con Rossano che ci presenta, diciamo, delle slide che ha preparato e che prepara e porta in giro per tutta Italia per la sensibilizzazione alla filosofia dei rifiuti zero. Pronto, sente? Sì. Buonasera. Allora, sono un ibrido. Sono un po', diciamo, un misto tra l'attivista e l'esperto, e a volte mi definisco un attivista con nozioni di expertise. Questi loghi che vedete stare alla base della presentazione lo rappresentano. E abbiamo il logo del Centro Ricerca Rifiuti Zero, di cui io sono il direttore, che è stato istituito dal Comune di Capannori per esercitare una funzione tecnico-operativa di studio della frazione residua. Dopo vedremo in dettaglio di che cosa si tratta, e poi abbiamo tutti i loghi, quello di Zero Waste Europe, di cui di recente mi onoro di essere stato richiesto di divenire il presidente. Sono tutti loghi che riguardano associazioni di attivisti. La mia nozione di expertise mi deriva dal fatto che nel 1996, nel pieno della battaglia contro l'inceneritore che la Regione Toscana voleva realizzare nel mio comune di Capannori, ne voleva realizzare due in tutta la provincia di Lucca, uno nella Versilia a Pietrasanta e l'altro, ovviamente, ve l'ho già detto, nel mio comune. Ecco, nel 96 il sindaco di allora, Ilio Micheloni, che adesso non c'è più, mi chiese di fare il presidente dell'azienda di raccolta dei rifiuti, di gestione dei rifiuti, che si chiama ASCIT. Ebbene, in quella stagione, fu molto veloce perché in realtà io durai in carica un anno, ebbi modo di vedere da vicino come funzionano le cose, ebbi modo soprattutto di conoscere tantissimi esperti, tantissimi amici, perché io ho capitalizzato questi anni molto intensi costruendo relazioni che mi sono tornate molto utili non solo a me, ma anche nelle battaglie che in giro per l'Italia il Movimento Rifiuti Zero va facendo. E anche adesso persone come Enzo Favoino non solo sono, diciamo, valenti, rappresentano forse il massimo dell'expertise non solo italiano, ma probabilmente anche europeo, ma sono anche amici ai quali, magari quando hai un dubbio, magari quando ti viene chiesto un quesito perché non si può saper tutto, allora fai la telefonata e gli dici: "Oh Enzo, per favore, mi dici cortesemente, rispetto a questo argomento, secondo te come stanno le cose?" Io insisto molto su questa compenetrazione di livello di passione civile con la diffusione di livelli di competenza che producano expertise.
e usando un'espressione che purtroppo non è mia perché la ritengo molto efficace, io credo che il compito, è un messaggio rivolto agli attivisti, il compito degli attivisti è quello di connettere il sud della passione civile con il nord dell'expertise. Quando riusciremo a far questo, io credo che avremo promosso processi di apprendimento non solo nella gestione dei materiali di scarto, ma forse avremo anche prodotto un anticorpo determinante per risolvere quella crisi endemica di democrazia che sta vivendo il nostro paese. Questi sono i 10 passi canonici che ci conducono alla realizzazione della strategia Rifiuti Zero. È detto in estrema sintesi, Rifiuti Zero non è una destinazione, ma è soprattutto un viaggio, è soprattutto la direzione. Forse a Rifiuti Zero non ci arriveremo mai, ma ci dobbiamo arrivare maledettamente vicino. Forse non riusciremo mai a sconfiggere la povertà, ma ci dobbiamo arrivare maledettamente vicino. Forse non riusciremo mai a sconfiggere definitivamente la disoccupazione, ma ci dobbiamo arrivare maledettamente vicino. Lo stesso, quanti rifiuti vogliamo? Zero. Questa è l'aspirazione. Chi dice ne vuole, allora si prenda le responsabilità di voler tanti rifiuti. Noi ne vogliamo zero. Vuol dire che ogni giorno, ogni minuto lavoriamo per azzerare i rifiuti. Vuol dire che nessuno si illude che domani azzeriamo i rifiuti, ma da domani i rifiuti devono diminuire di uno 0,0001%. Se crescono vuol dire che ci sono elementi di patologia nel sistema che vanno corretti, che vanno curati, che vanno trasformati. Il primo, sono due i passi più concettuali e forse più importanti. Il passo numero uno e il passo numero otto. Io mi diffonderò su quelli, sugli altri sarò molto veloce, poi le domande, le sollecitazioni, insomma il confronto ci aiuterà ad approfondire quello che eventualmente è stato attraversato con troppa rapidità. I rifiuti esistono perché noi mischiamo l'umido con la parte diciamo asciutta dei rifiuti. Mischiamo la frazione organica, gli scarti di pasta asciutta, le bucce di banana con le bucce di mela, li mischiamo col cartone, li mischiamo con i giornali e così via. Li mischiamo con la plastica. Allora se io mischio ho i rifiuti, ma se io tengo separata la carta e soprattutto la frazione umida dalle altre frazioni, io non ho rifiuti ma ho scarti. Scarti di grande rilevanza ambientale e adesso anche di grande rilevanza economica. Allora, queste 10 dita possono far rifiuti quando mischiano tutto insieme, ma queste 10 dita possono fare la differenza e la differenziata nel momento in cui tengono separati i diversi flussi di materiali di scarto. Il nostro no all'incenerimento dei rifiuti non è un no ideologico e non è nemmeno un no sanitario, pur considerando che questi impianti per la normativa europea ed italiana sono definiti impianti a rischio. Possiamo disquisire se il rischio è 1000 o è 140, ma sono comunque impianti a rischio che nessuno vorrebbe vicino casa, nemmeno chi li produce, perché ci sono esempi clamorosi di persone che hanno detto in effetti anch'io vicino casa un impianto del genere non lo vorrei. Ma il nostro no, e il no che io stasera sottolineo, è un no di tipo organizzativo e di tipo, potremmo definire, ingegneristico. Se io realizzo un impianto di incenerimento, questo mi deve durare almeno 20-25 anni. Non è mai esistito che è stato costruito un impianto di incenerimento che dopo 2 anni è stato dismesso perché c'era una raccolta differenziata ad altissimo livello. Ce lo insegnano i paesi del nord Europa, in Svezia, in Danimarca, in Olanda,
in Norvegia, hanno costruito impianti di grande taglia, con una scalarità che rasenta le 2000 tonnellate al giorno. Perché impianti di grande taglia? Perché per realizzare impianti di incenerimento, oggigiorno, visto gli standard sempre più restrittivi dell'Unione Europea in materia di polveri, in materia di diossine, in materia di metalli pesanti, occorrono investimenti che arrivano fino al 50% per dotare questi impianti di filtri di depurazione. Quindi sono impianti costosissimi e per essere economicamente sostenibili hanno bisogno di far riferimento ad un bacino di afferenza dei rifiuti estremamente ampio ed elevato. Oggi non è più pensabile un inceneritore come c'era un tempo da 200 tonnellate al giorno. Un tempo, quando c'erano questi inceneritori, le diossine avevano uno standard molto più permissivo. Gli investimenti nei filtri di depurazione erano molto più bassi, più contenuti. Oggi, anche se negli Stati Uniti d'America, per esempio, secondo la normativa fissata dall'ente di protezione ambientale, gli standard europei sono molto più sovradimensionati, lo 0,1 nanogrammo per normal metro cubo di diossina significa investimenti sui filtri di depurazione di grande importanza e rilevanza economica. Allora l'unica strada, Brescia ce lo insegna, se si vuole rimanere a casa nostra, l'inceneritore di Milano ce lo insegnano, è quello di realizzare impianti che devono trattare almeno 1500 tonnellate al giorno, o comunque da 600-700 tonnellate in su. Già a 400-500 tonnellate non c'è trippa per gatti, per usare un'espressione rigorosamente scientifica. Allora, se si costruisce l'inceneritore, non c'è spazio per le altre modalità di gestione dei rifiuti. Su questo, se uno è mediamente onesto sul piano intellettuale, non può dire diversamente. Se la Danimarca, che è il paese europeo che brucia oltre il 50% dei rifiuti, nel recente agosto, il ministro, l'aveva già detto prima il governo, ma il ministro in particolare, il 25 agosto, ha detto che noi d'ora in avanti bisogna riciclare di più e bruciare di meno. Se la Danimarca si rende conto di questo, se la Svezia e l'Olanda hanno difficoltà a reperire i rifiuti fino al punto che Napoli manda le navi a Rotterdam perché spende di meno mandando con le navi i rifiuti a Rotterdam che invece di mandarli all'inceneritore a 10 km di Acerra, ci sarà un motivo. Chi ha costruito quegli impianti si è impiccato e oggi sono poche le banche che sono disponibili al project financing. E gli inceneritori stanno in grande difficoltà, in alcuni casi sono in aperto fallimento, come è avvenuto in alcuni casi della Germania. Quindi il no all'incenerimento dei rifiuti che proviene da questo primo passo non è un no assolutamente ideologico. Se faccio l'inceneritore, brucio anche le altre possibilità di attivare buone pratiche che si fondano sulla riduzione, che si fondano sull'intercettazione dei materiali. Gli inceneritori sono la protesi della società usa e getta, non ne tematizzano le criticità, ma addirittura ne rinforzano la patologia. Più usa e getta c'è, più usa e getta plastico c'è, e maggiore è la possibilità di questi impianti per essere sostenibili sul piano economico. D'altronde noi sappiamo, forse in Europa non c'è quella consapevolezza che per esempio c'è sulla costa californiana, del problema dei continenti di plastica. Cioè in California, dalle multinazionali al cittadino comune,
c'è una consapevolezza, una preoccupazione enorme di quello che sta avvenendo con i vortici dell'Oceano Pacifico, ma questo problema riguarda anche l'Oceano Indiano, ma riguarda in piccolo anche il nostro Mar Mediterraneo. Queste plastiche che sono micronizzate dai vortici e che entrano, che stanno già entrando, che sono già entrate nella catena alimentare perché sono scambiate da fitoplancton o comunque da plancton, dai pesci o dalle balene che sono la base della nostra catena alimentare. Quindi uscire dall'incenerimento è un passaggio fondamentale, non solo per una società più sana, ma per una gestione dei rifiuti che si fonda sulla centralità del recupero dei materiali, sulla centralità soprattutto della riduzione dei rifiuti. Il problema l'obiettivo di una corretta gestione dei rifiuti non è avere l'ultima generazione tecnologica di impianto, ma è quello di avere una buona organizzazione, una buona informazione e dare una buona formazione ai cittadini. Sono i cittadini che fanno la differenza e fanno la differenziata. La raccolta differenziata si fa soprattutto porta a porta, più isole ecologiche, il che non vuol dire essere monomaniacali, ma statisticamente, almeno in Italia, se vogliamo rispettare la normativa, il 65% che doveva essere raggiunto in fine di 2012, il porta a porta è l'unico che statisticamente da nord a sud, passando per il centro, perché non si dica che al nord va bene, ma non va bene al sud e non va bene al centro. Perché Salerno in un anno, mentre Novara ha impiegato un anno e sei mesi, in un anno ha raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Quindi non si dica che il sud è sudicio e impreparato, e invece il nord farebbe bene perché è asburgico, perché là è presente una diversa antropologia preparata, disponibile, più tedesca, più teutonica. No, al centro Italia, ora noi abbiamo una battaglia in Toscana sul nuovo piano regionale, nella zona non si parli, mettiamo da parte Capannori, no? Prendiamo l'Empolese Valdelsa, 220.000 abitanti, non 12.000 abitanti. Su 220.000 abitanti, alcuni comuni, Publi Ambiente, non sono comuni rifiuti zero, hanno raggiunto il 90% di raccolta differenziata e hanno ridotto del 35% i rifiuti. Perché la notizia più rilevante dell'organizzazione di quando si passa dal sistema di raccolta stradale al sistema porta a porta non è la percentuale di raccolta differenziata, è importante, ma è l'aspetto probabilmente secondario. A me interessa di più l'effetto collaterale di questa nuova organizzazione del sistema di raccolta. Abbiamo una riduzione dei rifiuti che supera immediatamente il 15-20%. Nel mio comune, Capannori, ma io potrei farvi l'esempio di numerosissimi altri comuni, se facciamo il confronto tra 2004 e 2013, 2004 perché? Perché è l'anno in cui Capannori raggiunse il picco nella produzione dei rifiuti, più o meno un po' in tutta la Toscana e un po' in tutta Italia, prima della crisi, poi il grafico tende a decrescere, i rifiuti sono calati prima. Ogni giorno ogni capannorese produceva 1,92 kg a testa, oggi produce 1,18 con una riduzione del 39%. Questo, secondo me, è il risultato più importante, la riduzione dei rifiuti, perché vedremo che rifiuti zero va oltre il riciclaggio, che pure è virtuoso, che pure è positivo. Se facciamo il porta a porta, occorrono filiere impiantistiche del compostaggio e del riciclaggio. In linea di massima il compostaggio va ubicato in campagna. Perché va ubicato in campagna l'impianto di compostaggio? Perché è prossimo, è più vicino agli utilizzatori, che sono gli agricoltori. Nel momento in cui
viene sfornato, viene afferito la sostanza organica, viene prodotto il compost, gli agricoltori anche incentivandoli, intanto incentivandoli con la qualità del compost, perché non si può, come è stato fatto negli anni 70, negli anni 80, produrre un compost grigio che proveniva dall'indifferenziato. E gli agricoltori ci trovavano i tappini delle penne Bic, ci trovavano i pezzetti di vetro, e da allora gli agricoltori giustamente diffidano del compost che proviene dai rifiuti solidi urbani. Ma se il compost viene dalla frazione organica pulita, abbiamo un ambientante di alta qualità che noi magari andiamo a comprare al supermercato proveniente dalla Baviera. Quindi la qualità dei nostri compost, quelli certificati dal Consorzio Nazionale dei Compostatori, è eccellente. Se noi agricoltori, anche utilizzando i piani di sviluppo rurale, provinciali e regionali, diamo degli incentivi, non c'è problema a piazzare, a utilizzare tutto questo compost che viene dalle raccolte differenziate. Il riciclaggio, in linea di massima, è un impianto industriale e quindi può essere realizzato in normali aree industriali già servite da una logistica stradale, in modo tale che non si aggrava, non si appesantisce la qualità della vita dei cittadini che stanno vicino, e nello stesso tempo si recuperano, si utilizzano e si possono commercializzare materiali di altissimo valore economico. Se andiamo a vedere sul mercato, non solo i metalli, il rame costa, viene pagato 6.000-7.000 euro a tonnellata, l'alluminio, altissimo valore, ovviamente non comparabile all'oro rosso che è il rame, non solo i metalli, lo stesso acciaio, ma anche lo stesso ferro. Ma se andiamo a vedere gli scarti cellulosici, io vengo dal distretto cartario, Capannori è il distretto cartario più importante d'Europa. Ci sono le cartiere del tissue più importanti, le cartiere dell'ondulato, hanno fame di maceri. E se andiamo a comparare le remunerazioni del libero mercato su quelle del Consorzio Nazionale degli Imballaggi, vale a dire dal consorzio specifico Comieco, c'è un gap notevole. Sul mercato il congiunto, quando metto insieme le diverse tipologie cartacee, quindi è il macero di più bassa qualità, viene remunerato almeno 60 euro tonnellata. Se prendiamo il Comieco, al massimo lo remunera 33 euro tonnellata. Il cartone viene remunerato 140 euro tonnellata, o comunque stabilmente sopra le 100 euro tonnellata. Se andiamo al Comieco, la massima remunerazione è di 93 euro. Ma lo stesso vale per i polimeri plastici. Oggi, non a caso, ci troviamo davanti a un'Europa che l'anno scorso, di maggio, ha detto entro il 2020 sarà vietato bruciare ed interrare tutto quello che è riciclabile e compostabile. Siccome praticamente il 90%, ma probabilmente anche il 95%, forse anche di più, perché ditemi voi che cos'è non riciclabile e non compostabile, l'Europa per la prima volta ha detto che l'obiettivo è rifiuti zero e che nel cassonetto c'è una miniera urbana. E non solo. Già nel 2011, nel novembre del 2011, l'Europa aveva prodotto un paper, uno studio, lo aveva pubblicato, in cui si dice che l'uscita dalla crisi deve prevedere il volano della costruzione di un'industria del riciclo, che non è uno dei volani, ma è il volano per l'uscita dalla crisi. L'Europa per la prima volta ha visto l'opportunità ecologica collegata all'opportunità macroeconomica. Oggi quegli amministratori che bruciano risorse che hanno un valore di mercato elevato, oltre che un valore energetico e un valore ecologico estremamente elevati, devono rendere conto dello spreco economico di cui sono responsabili. L'importanza del riciclo, l'importanza del compostaggio è estremamente rilevante. Ma abbiamo detto che rifiuti zero
va oltre il riciclo, va oltre il riciclaggio. È molto più importante, per esempio, il riuso. Se noi riusciamo a ridare una seconda vita a prodotti che ci sono stati consegnati, pensiamo ai mobili, pensiamo agli elettrodomestici, pensiamo a tanti oggetti, io credo che non solo ancora una volta facciamo una buona operazione ecologica, ma facciamo anche una buona operazione economica. Il mercato del mobile in Italia ha sempre avuto una grande rilevanza. Riuscire a mettere a sistema, a ridare una seconda vita, anche in modo creativo, ai mobili, agli elettrodomestici, agli stessi abiti, tra l'altro anche stimolati dal mordere della crisi, io credo che non solo faremo una buona opera ecologica, ma costruiremo anche opportunità di microeconomia, cioè opportunità di lavoro sul territorio. Noi stiamo a Capannori lavorando per trasformare il centro di riuso. Pensate che in 6 mesi il centro di riuso ha ricollocato 21 camere complete, un numero, io ho tutti i numeri degli armadi, dei divani, delle sedie, e si può fare anche un conto prendendo il costo che viene riconosciuto per esempio da internet agli oggetti usati, anche considerando il 15% di quel costo, avremmo potuto dar lavoro a 3-4 giovani, magari formati attraverso i soldi delle province, che hanno molti soldi per la formazione, un falegname, un tappezziere, un calzolaio, magari qualche sarto e così via. Ovviamente alcune iniziative, tante iniziative di riduzione si possono già fare a livello locale, perché io spesso dagli anni 90, quando incontravo i miei amministratori, mi dicevano: ma anch'io sono d'accordo con la riduzione dei rifiuti, però noi non abbiamo poteri, cosa si può fare noi comuni? Non abbiamo prerogative. Comune può favorire accordi con la grande distribuzione, può favorire accordi con i settori commerciali, con le ristorazioni, per i sistemi di ricarica alla spina. Il comune può favorire l'uso di pannolini lavabili anziché usa e getta. Il comune può realizzare dentro gli asili nido set di lavanderia per dare una mano a quelle famiglie che hanno un bebè e magari hanno poco tempo per lavare i pannolini. C'è un progetto che si chiama Lavanda a Bologna, e noi, imparando da quel progetto, stiamo integrando l'introduzione del pannolino lavabile con quella opportunità, perché abbiamo visto che all'inizio le famiglie partono, ma poi alcune si perdono perché non hanno tempo, perché forse non è la cosa più bella del mondo lavare i pannolini. Tuttavia si risparmia, perché il primo anno vengono dati gratuitamente, il secondo anno vengono fatti pagare al 50%. Altre iniziative che i comuni possono fare: togliere l'usa e getta dalle mense, le bottiglie di plastica, introdurre le bottiglie in vetro o le caraffe in vetro con l'acqua del sindaco. Insomma, tutte iniziative come l'autocompostaggio familiare, come il progetto di recuperare il non sporzionato nelle mense pubbliche, il progetto Last Minute Market per i supermercati, per recuperare l'invenduto in via di scadenza, oppure per come a Capannori facciamo il progetto Pani e Pesci, dove vengono i ragazzi della Caritas a prendere il non sporzionato nella mensa per poi ricollocarlo sulle mense caritatevoli, che aumentano i clienti nelle mense caritatevoli, anche clienti insospettabili. Ecco, in un momento così il non spreco torna ad essere un valore. Iniziative di riduzione non solo hanno un valore simbolico, ma hanno anche un importantissimo valore economico e sociale. Ovviamente il sistema di tariffazione deve essere un sistema di tariffazione premiante. Far pagare i cittadini, gli utenti, sulla base dei rifiuti non riciclabili effettivamente prodotti. Meno rifiuti non riciclabili, non differenziati, hai prodotto, più volte li ho dovuti ritirare, e più ti faccio pagare. Questo nel nord usano il bidoncino con il codice
ogni bidoncino è dotato di codice. A Capannori, dopo una lunga discussione, abbiamo scelto il sacco dotato di un tag che automaticamente viene letto da un'antenna nel momento in cui l'operatore mette sul mezzo il sacco del non differenziato, dell'indifferenziato, per cui più volte l'utente fa ritirare questo sacco e più l'utente paga, perlomeno sulla parte variabile che rappresenta circa il 50% della tariffa. Ora che c'è il problema della TARES, anzi della TARI come l'hanno ribattezzato d'agosto, ci sono soprattutto a livello di utenze speciali, i ristoratori, i fiorai, i pasticceri, i baristi, che hanno un alto cosiddetto coefficiente statistico che gioca al loro svantaggio, perché si presuppone che producano tanti rifiuti organici che hanno molto peso. Queste imprese rischiano la chiusura se non si introduce un sistema di tariffazione puntuale. A Capannori è stato introdotto, anche se entra in vigore la TARES, i cambiamenti sono estremamente marginali. Diventa, ancora una volta, io insisto su questo, ecologia ed economia per la prima volta si incontrano in modo che sarebbe stupido non coglierne l'opportunità e la novità. Arriviamo al passo numero 8, che è molto importante, quello, diciamo così, che con il primo è concettuale. Esso si divide in due parti, una parte operativa, perché fino qui, anzi contate i primi 5 passi, fino al 100 riparazione e riuso, si arriva al 75-80% di raccolta differenziata. Risolviamo il 75-80% del problema gestione dei rifiuti. Quindi sottraiamo dalle discariche, non abbiamo da smaltire almeno il 70%. Poi molti comuni hanno superato l'85%, non solo nel Veneto, vi dicevo Empolese Valdelsa, Capannori stesso arriva all'83%. Rimane il 20%. Questo 20% è un problema che chi ha gestito le aziende dei rifiuti sa che io non li posso lasciare alla porta, che se sono il 20%, ma in fondo sono migliaia di tonnellate. Se le moltiplichiamo per una città come Perugia, sono in fondo all'anno alcune, per tutta la regione Umbra, alcune centinaia di migliaia, forse tra 100.000 e 200.000. Qualcosa devi fare, ma non necessariamente c'è bisogno di ricorrere alla messa in discarica e all'incenerimento dei rifiuti. Cioè, allora che cosa fai? Esistono impianti che industrialmente sono presenti da anni, che si chiamano impianti di trattamento meccanico biologico, che hanno il compito di stabilizzare la frazione organica che non è stata intercettata, circa il 20%, 15%, perché in genere quando si fa la raccolta porta a porta dell'organico l'80% viene intercettato, anche 85%. A Capannori le residenze, abbiamo anche i dati aggiornati dell'indagine merceologica, i residenti praticamente azzerano l'organico nel sacchetto grigio. Di più viene dai ristoranti, di più viene dalle pasticcerie, di più viene dai bar, ma perché non c'è ancora la tariffazione puntuale, non c'è l'incentivo economico ad essere virtuosi. Ecco, a questi impianti si può aggiungere una sezione che interviene sul sopravaglio. Cos'è il sopravaglio? I rifiuti residui vengono inviati su nastri trasportatori, in sacchi. C'è una trancia sacchi che non fa triturazione, apre i sacchi, li taglia, la parte più umida passa attraverso i fori del vaglio orizzontale ed è sostanzialmente, prevalentemente frazione organica, non pulita, che può andare a stabilizzazione, che è un processo di compostaggio, ma per materiale organico che non ha finalità ammendanti, che non va a produrre fertilizzante. Viene messo in cima a ricopertura delle discariche, distante dalla
dalla parte più profonda della discarica, perché è tendenzialmente inertizzato, ma ancora può produrre un 10% di percolazioni e comunque non è completamente inertizzato. La parte asciutta rimane dentro il vaglio. I metalli possono essere facilmente catturati attraverso elettrocalamite, il cartone e i materiali cartacei, ancorché sporchi, hanno ancora un interessante valore economico per le cartiere per produrre produzioni cartacee di bassa qualità, per esempio l'ondulato, il cartone delle scatole può essere prodotto anche con maceri di bassa qualità. Fondamentalmente rimangono le plastiche eterogenee, il cosiddetto plasmix, cioè le plastiche miste, perché le plastiche di pregio come il PET, il polietilene, l'HDPE, l'LDPE, sono di grande rilevanza. I polimeri costano fino a 500 euro tonnellata, quindi hanno un grande interesse economico. Quelle, i polisteroli, altre tipologie di plastiche, hanno minore importanza economica e sono più problematici. Oggi l'industria è in grado di produrre da queste plastiche eterogenee manufatti di grande rilevanza. Io, col mio centro di ricerca, ho messo in contatto le cartiere di Lucca, il centro servizi che si chiama Lucenze, delle cartiere di Lucca, quindi non della Croce Verde, con un laboratorio, un'azienda di Occhiobello, in provincia di Rovigo, ma è la successiva uscita dopo Ferrara. E siccome nella piana di Lucca c'era sempre stato il problema, utilizzando molti maceri, di scarti di palper, che sarebbero gli scarti della macerazione delle fibre cellulosiche da raccolta differenziata messe nello spappolatore. Rimangono pezzettini di plastica, fibre cellulosiche corte non più riutilizzabili, sabbie, piccoli pezzi di vetro, le spillette metalliche delle spillatrici ai fogli, e a ondate successive l'industria cartaria aveva proposto la realizzazione di inceneritori nella piana di Lucca. Io, che ho sempre detto, noi non siamo contro l'industria, noi siamo contro l'industria sporca e assistita, che magari sporcando ci pide anche soldi. Quello non ci va giù. Però noi, anche se non abbiamo mezzi, vi diamo una mano a fare quello che forse voi avreste dovuto fare. Io l'ho messo in contatto, il mio centro di ricerca ha 20.000 euro, ha avuto 20.000 euro in 3 anni dal comune. E a volte mi chiedo, ma le università? Che ci stanno a fare? Se sono dovuto essere io aver messo in contatto la Lucenze, del più potente distretto cartario d'Europa, con questa lavorazione industriale. Vabbè, importante. Adesso gli industriali hanno visto che i test funzionano, hanno visto che da queste scarti di palper si possono produrre pilots, si possono produrre cassette per l'ortofrutta, si possono produrre tubi, si possono produrre pellets che possono essere mischiati con il bitume per andare a fare gli asfalti stradali. Adesso mi stanno stressando e mi hanno detto: Rossano, ce lo incontri il sindaco del comune di Capannori, perché abbiamo già presente un capannone per iniziare una lavorazione per produrre manufatti plastici dallo scarto di palper. E siccome il titolo di stasera è da rifiuti a risorsa, allora io, siccome non parlo per, ho passione civile, ma mi piace parlare di fatti. Lo sapete cosa prevedono nel business plan? È stato già prodotto una bozza di business plan. Adesso lo scarto di palper è un problema, viene portato all'inceneritore di Brescia, in parte anche all'inceneritore di Terni, e costa almeno 130 euro tonnellata. Nel nuovo business plan il palper verrà pagato 40 euro tonnellata, non di costo, di più, perché con quel prodotto è la materia prima per produrre quei manufatti. Le cartiere utilizzano i pancali di legno
L'obiettivo è invece di produrre, utilizzare pancali di legno, di prodursi pancali per la cartotecnica e mandare via sui camion i pancali prodotti con lo scarto di Palper. Allora, siccome fino ad ora ci hanno accusato di essere velleitari, ideologici, che non vediamo mai la concretezza dei processi, io credo che quando sarà sigillato l'accordo, si prevedono 30 posti di lavoro almeno quando partirà questa lavorazione, io credo che sarà un risultato eccezionale che dovrà ridefinire anche il rapporto verbale nei confronti dell'ambientalismo o comunque della cittadinanza attiva più appassionata, ma che ricerca anche soluzioni concrete. Tra l'altro il giorno in cui ho portato Paul Connett e anche un investitore giapponese che ha voluto conoscere questo impianto a occhio bello, stavano lavorando sul CDR di Treviso, perché a Treviso ci sono quei comuni del consorzio Priula che hanno attivato le migliori pratiche in Italia da tempo, da anni, ma che una piccola parte la mandano ancora all'inceneritore. E allora, siccome hanno aderito a Rifiuti Zero a luglio, 49 comuni tutti insieme per 479.000 abitanti hanno aderito a Rifiuti Zero e sanno che Rifiuti Zero non è conciliabile con l'incenerimento, allora hanno mandato ad occhio bello il CDR per vedere se può essere trasformato in manufatti. Stavano producendo manufatti dal CDR, cassette per l'ortofrutta. Naturalmente ci deve essere messo un foglio di carta perché ci sono tutte le caratteristiche da seguire secondo i dettami, diciamo, della sanità pubblica, ma come vedete basta volere, basta essere aperti, basta rispondere alle criticità, cosa che purtroppo non troviamo molto, diffusa. Il passo 8B è quello più rilevante. Il centro ricerca ha come mission fondamentale quella di andare ad aprire il sacco di che cosa rimane ancora dopo il porta a porta, perché non ci rassegniamo che il 25% vada a discarica. Studiamo, abbiamo visto che ci sono tre famiglie: la cattiva intercettazione, la buccia di banana finita anziché nel bidoncino marrone nel sacco grigio. Allora la patologia è cattiva intercettazione, la terapia è, c'è da informare di più. Bisogna informare di più la massaia e il ristorante, ma il ristorante probabilmente non lo fa perché non è informato, perché non è stimolato economicamente. E allora c'è da introdurre una tariffazione premiante per il ristoratore che è anche virtuoso, perché la virtù è importante, ma deve essere anche riconosciuta sul piano economico. L'ho detto prima, guardate, i commercianti, l'associazione dei commercianti hanno ben presente che cosa significherà la TARES se viene introdotta in malo modo, senza riconoscere una gestione individualizzata dei rifiuti che vengono prodotti. La seconda famiglia, ci ho trovato ferro da stiro, scarpe, vestiti, è quella dei potenziali riparabili e riusabili. Allora occorre aprire un centro di riparazione e riuso. Ho accennato qualcosa prima, adesso il nostro centro sta regalando, secondo una tesserina, ma stiamo lavorando per far pagare, anche se poco, come abbiamo visto a Göteborg. Siamo andati a visitare un centro di riparazione e riuso a Göteborg, ci sono boutique, c'è il ristorante dentro il centro riparazione, c'è il bar e merci di ottima qualità hanno un prezzo politico, quindi un prezzo basso che viene stabilito dal comune, ma che consente una remunerazione per 30 persone che ci lavorano. Quindi noi vogliamo abbinare ecologia e microeconomia, e nemmeno tanto micro, perché magari 10 posti di lavoro, anche fossero 3 a Deruta, probabilmente non sono proprio da tirar via, e nemmeno 10 a Capannori sono da tirar via in questi momenti. Ecco, la terza famiglia è dei non riciclabili e compostabili. Ecco che abbiamo trovato. Ecco, questo è il lavoro che facciamo noi, non è molto sexy, però
diciamo, è molto interessante. Questo, se mai ci ritorno, i negozi a filiera corta, negozi alla spina, queste sono le caraffe invece dei pannolini. Questa era l'indagine merceologica, noi che stiamo lavorando, questo è il professor Paul Connett, il centro di ricerca dotato di un team dove c'è il designer, l'agronomo, tutti i neolaureati, persone anche in cerca di lavoro ma che sono qui con me, sono lì con me per passione e quindi hanno anche quell'occhio competente che è necessario, appunto expertise e passione. Ecco, abbiamo aperto le case studio, abbiamo visto che c'erano dei prodotti ricorrenti che rimanevano e rimangono sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti, le capsule del caffè. Ecco, le stiamo studiando, questo è il design, è imballaggio, non è imballaggio, che fare, non fare, quali sono i materiali usati. Abbiamo scritto una lettera a Lavazza, il giorno dopo Lavazza risponde, il giorno dopo, era a scuola come sempre. Sono responsabile dell'ufficio stampa di Lavazza, avevo 27 bambini tutti arrabbiati e da lì abbiamo cominciato un rapporto, siamo andati a Torino, ci hanno invitato a Torino, abbiamo trovato una folta delegazione di AIPA che è il settore di Confindustria che si occupa del prodotto alimentare, ha detto avete ragione, noi cerchiamo insieme a voi di trovare delle soluzioni. Purtroppo in Italia i tempi sono sempre lunghi, ma a giorni il Ministero dell'Ambiente dovrebbe cominciare a dare delle prime risposte, non vi entro nei dettagli. Nel frattempo delle piccole aziende ci hanno contattato perché hanno prodotto capsule riutilizzabili 300 volte. E noi ci siamo domandati, ora anche qui non sarebbe interessante ma troppo lungo, perché nonostante la crisi questa modalità di assumere il caffè fa lievitare del 15% l'industria del settore? Perché probabilmente, soprattutto negli uffici, la gente che ha la pausa caffè ha pochissimo tempo, allora ha bisogno del monodosato, della monoporzione. E quindi anche se noi siamo quelli che hanno inventato la moca e c'è la napoletana e ce lo gustiamo, però probabilmente c'è anche da rivedere alcune cose oltre. Allora ben vengano esperienze di questo tipo, per esempio qui è venuto fuori il sistema di una compressa sul modello dell'aspirina, un esperto di imballaggio farmaceutico è riuscito a trovare un sistema per cui forma una compressa dalla polvere del caffè, per cui ha tutto il vantaggio del monodosato che si mette dentro la macchina. Sono soluzioni che dimostrano che quando si fa innovazione, che quando si va a cercare per quel 25% che rimane dopo che i cittadini hanno fatto il loro dovere, la responsabilità estesa del produttore, perché il produttore, quando a Lavazza siamo andati su, gliel'abbiamo messo nelle loro mani la capsulina del caffè, è un problema che ha creato te, noi ti diamo una mano, ma i cittadini capannori più di così non lo possono fare, non hanno alternativa a buttarlo nello smaltimento, per cortesia. A questo errore di progettazione, perché va chiamato così, si può rispondere con un'altra progettazione che renda digeribile quel prodotto che ora rimane sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti. Bene, come vedete, passione, idealità, ma anche domande e quesiti incalzanti e concreti, che possono essere occasione di sviluppo della nostra industria. Perché oggi io, anche se penso che ci sarà un'uscita dalla crisi, non sarà un ritorno a com'era il mondo prima. Perché la crisi pubblica c'è, il denaro pubblico non potrà più essere elargito per i CIP 6, per gli inceneritori, per gli incentivi dati ai soliti noti, a Moratti, dati agli inceneritori di Brescia, non sarà più possibile, non ci sono, magari la coazione a ripetere ci sarebbe, ma non c'è più la trippa. Allora, se uscita dalla crisi ci sarà perché siamo stati in grado di imparare nuove lezioni
e quindi di innovare i nostri sistemi produttivi. Credo che incontrare la sostenibilità ambientale, la responsabilità dei produttori sia anche una grande sfida positiva per l'industria. L'esempio del palper di cartiera, gli industriali della carta, vi assicuro, non fanno beneficenza. Non fanno beneficenza, se non hanno capito, non avessero capito che c'è un nuovo business, non si sarebbero mossi. Ma è anche giusto, io non mi scandalizzo. Bisogna quadrare il cerchio, sarebbe troppo facile trovare soluzioni così che passano per la strada. Bisogna sudarcele e conquistarcele. Io credo che il movimento Rifiuti Zero, quando diceva all'inizio, è un movimento che sta producendo saperi diffusi, saperi che sono, che vengono dal basso, perché il movimento Rifiuti Zero è un movimento bottom up, viene dal basso ma bussa alle porte, non è anarchico. Noi andiamo a bussare alle porte dei sindaci e tanti sindaci ci hanno aperto, perché se ci sono 200 sindaci che sono di comuni Rifiuti Zero, vuol dire che hanno avuto, non è vero che tutta la politica è uguale, e a me non interessa neanche poi così tanto centro-sinistra o centro-destra. Perché ci sono comuni di centrodestra che hanno aderito a Rifiuti Zero e comuni di centrosinistra, sindaci del PD e sindaci che non lo so, insomma, del PDL o come si chiamano da quelle parti. Il problema è di trovare le persone giuste che sono sensibili, che hanno comunque un rapporto col bene pubblico, che non si sentono di passaggio, e anche se si sentono di passaggio vogliono lasciare una buona immagine per la loro comunità. Un comune come Capannori, che con il porta a porta ha prodotto 60 nuovi posti di lavoro, chiunque sia il sindaco di qualsiasi schieramento credo che abbia fatto qualcosa di buono e sarà ricordato, anche se poi non sarà deputato il sindaco attuale. Quindi io credo che se ci sono amministratori che intercettano il bene pubblico, li troviamo soprattutto a livello di amministrazioni locali. Io infatti io punto molto sui comuni, perché sono quella forma di democrazia istituzionale più vicina ai cittadini. Sono loro probabilmente che sono la politica di frontiera, e se vogliamo ridare un senso alla politica, credo che dobbiamo aiutare i sindaci, aiutare le amministrazioni o rivitalizzare le amministrazioni, portarci nuove persone se quelle vecchie non sono in grado, perché da lì non solo si può risolvere il problema dei rifiuti o il problema dell'acqua pubblica, ma da lì si può risolvere il problema di una democrazia in Italia che non respira più. Noi abbiamo bisogno di far respirare la democrazia. Non respira la democrazia andando a votare una volta ogni 5 anni. E poi dire, ma ora sono io eletto e faccio come mi pare. Non è capito niente. Che ci sono problemi che nessuno può avere l'arroganza di dire li governo, perché sono problemi che ipotecano 30-40 anni del nostro futuro. Allora ci vuole che i comuni cedano un pezzettino della loro sovranità e dicano ai cittadini, venite, io non rinuncio alle mie prerogative, ma lavoriamo di più insieme. Almeno su questioni rilevanti come la gestione dei rifiuti, la gestione dell'urbanistica, la gestione delle risorse che sono appunto beni pubblici, beni comuni. Chiudo sulla questione degli inceneritori e della mala gestione dei rifiuti. Io vengo da Firenze, ma conosco molto bene la situazione di Parma. Conosco molto bene la situazione di Torino, sono stato recentemente a luglio a Torino a un presidio davanti alla provincia. Lì hanno fatto andare, a parte Firenze, dove per fortuna la situazione è più arretrata, hanno fatto andare avanti, a dispetto dei Santi, la realizzazione dell'inceneritore. Però qui bisogna cominciarselo a dire con chiarezza. Ma gli inceneritori, lo sapete, si fanno perché ci sono i project financing. Cos'è un project? È un prestito della banca che ti dice, io per 25 anni io ti presto questi soldi, te me li rendi in 25 anni. Ecco perché un inceneritore dura almeno 25 anni, perché fino a 25 anni io ho da rendere i soldi. Ma questi soldi mica sono soldi pubblici, magari già sarebbe da indignarsi, sono soldi dei cittadini. I gestori, complici, decisori politici,
dicono io firmo e nel momento in cui firmo che io pagherò in 25 anni l'inceneritore, io lo pago con i soldi dei miei sudditi, che ho trattato da terroristi quando hanno detto che l'inceneritore fa male, li ho trattati male, però poi vado con i soldi di quei terroristi a pagare un'operazione che loro non vogliono, perché sentono in base al buonsenso che ipoteca pesantemente il loro futuro. Bisogna cominciare a dircelo. E io, guardate, ho cominciato a Parma, ho cominciato a Torino, naturalmente come tutte le prime volte crei grande attenzione, però poi bisogna anche far marciare le proposte. Laddove ci sono amministratori che sono sordi e che nel momento in cui sono sordi prelevano i soldi dalle tue tasche per metterli nelle tasche voraci delle multi-utilities, i soliti noti, in alcuni casi i trombati della politica, in altri casi i top manager. Si vogliono chiamare top manager, ma sono top manager perché sono inefficaci e inefficienti, perché non hanno raggiunto nemmeno i minimi di raccolta differenziata che prevede la normativa, perché hanno delle tariffe elevatissime. Quindi quei top manager lì, prima li leviamo di mezzo. Sapete che un direttore d'azienda, io so, sono in casa degli amici del Movimento 5 Stelle che se la prendono anche giustamente con i politici, ma lo sapete quanto prende un manager e un direttore di municipalizzata? Prende quello di Montale, che è una piccola azienda, gli ho fatto la domanda in consiglio comunale aperto, prende 140.000 euro. Bisogna andare da questi mandarini a dire se te li guadagni, i risultati li hai raggiunti. Ok, forse non te li meriti lo stesso, perché mi sembrano tanti in tempi di disoccupazione, ma se addirittura non raggiungi gli obiettivi che la normativa definisce in nome dell'efficacia e efficienza, perché la 152 parla di gestire il servizio di igiene ambientale informandolo alle prerogative di efficacia ed efficienza. Sei inefficiente, non hai raggiunto il 65%, ma noi l'hai raggiunto o no? Ci sei lontano o ci sei vicino? Perché magari se sei al 64, dice, vabbè, abbiamo avuto sfiga, ma se sei al 29, E quindi tu 140.000 euro, ma sono soldi che prendo dalla bolletta. Voglio dire, allora forse anche su questo gli amici del Movimento 5 Stelle devono mettere i mandarini, i tecnocrati, i manager, che ho chiamato top manager, sono quelli che succhiano non solo dal denaro pubblico, ma direttamente dalle tasche dei cittadini. E allora bisognerà cominciare a parlare di disobbedienza civile. Tu non mi hai ascoltato, hai fatto l'inceneritore a Parma, a dispetto dei santi, del sindaco e della comunità, l'hai fatta a Torino, noi non paghiamo più una parte della TARSU o della TIA, della tariffa di igiene ambientale a seconda di qual è il regime ancora vigente. Non dico tutta, perché poi dirò, ma siete evasori fiscali. Ho capito, ma io te l'ho detto in italiano, in cinese, in macrolitico, in microlitico, e te mi hai trattato a pesci in faccia, ma poi hai fatto come ti pare con i miei soldi. Se fossero stati tuoi i soldi, poteva in qualche modo essere legittimato. Dice, io mi assumo le responsabilità finanziarie. È facile fare il liberista. In Toscana sapete che noi siamo sboccati. C'è un detto che qui non riferisco. È fare con quello di quegli altri. No? È facile farlo con quello di quegli altri. Capito? E allora tutti sono capitalisti e tecnocrati e versati nella gestione. Allora cominciare a dire io il 40% che va al finanziamento dell'inceneritore, i soldi che vanno alla raccolta differenziata io continuo a versarli, ma il 40% io non lo verso. E attenzione, noi stiamo lavorando con i nostri legali, siccome il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, perché è un servizio di rilevanza sanitaria, la frazione organica renderebbe la situazione di Napoli, era soprattutto una situazione legata alla presenza dei cumuli putrescibili ai bordi delle strade, non può essere interrotto, e anche se andiamo di fronte alle commissioni tributarie provinciali non può essere il cittadino chiamato a pagare più del 10% del dovuto.
Quindi è una lotta sostenibile che non espone il cittadino ad essere trasformato in ostaggio di queste multi utilities, perché se diventasse ostaggio di queste multi utilities se lo mangerebbero, se lo scannerebbero senza alcuna pietà, perché queste mostre che sono stati realizzati, io uso il peso delle parole, sono mostri perché non hanno nessun rapporto col territorio. Ormai agiscono su ambiti sempre più vasti e sempre più slegati dagli stessi comuni, non sono più controllabili e quindi agiscono per logiche interne. Bisogna evitare che l'Italia venga divorata da questi meccanismi che in anni non siamo riusciti a fermare, forse perché non abbiamo capito in tempo che cosa avrebbero significato. Abbiamo realizzato il piccolo museo degli orrori di progettazione, qui ci sono... Sì, sto finendo. No. Ecco, questa è l'indagine merceologica, noi facciamo un'indagine empirica, queste sono le utenze, vedete, organico 2%. Ci possiamo aggiungere un po' di sottovaglio, la spazzatura, la parte fine, qualcosa di organico, quindi, però vedete che non arriva al 6-7%. Le famiglie sono virtuose e lì ancora non era in vigore la TIA puntuale, ma le famiglie probabilmente lo fanno per il nipotino, lo fanno per il bambino, lo fanno per il figlio, hanno un'organizzazione più semplice da gestire. Più complicato, vedete, organico dalle utenze speciali 17%. Allora lì c'è da intervenire con la TIA puntuale. Per un ristorante vuol dire risparmiare magari 1.500 euro, 2.000 euro all'anno, e di questi tempi può significare un posto di lavoro di almeno uno stagionale, di un cameriere nei momenti di alta marea turistica. Questo è un fumetto, questo sono io, insomma un po' riconoscibile, ma insomma, no, un po' mi si, troppi capelli. A conferma che Rifiuti Zero è ormai considerato anche un'opportunità economica, sono non l'associazione degli amici delle salsicce, ma gli albergatori di Capri, che hanno capito che Rifiuti Zero può rafforzare il loro pacchetto turistico, la qualità ambientale. L'Italia, se andiamo a vedere, stiamo perdendo tutto, la telefonia, l'Alitalia, stiamo perdendo tutto. L'Italia ha soprattutto la qualità del proprio paesaggio, la storia, e nonostante la crisi il turismo tiene, almeno in Toscana, ma credo che l'Umbria sia molto simile alla Toscana, il turismo è addirittura cresciuto. Ecco, se noi lo promuovessimo insieme alla qualità ambientale, probabilmente riusciremo a ritagliarci target di mercato internazionale molto elevati. Ecco, gli albergatori di Capri, io sono stato recentemente a Sorrento, 6 hotel della catena degli hotel Conca, sono hotel di lusso di grande livello, hanno aderito alla strategia Rifiuti Zero, usano per esempio il dosatore di zucchero senza usare la bustina, tutti i piccoli particolari, le ricariche alla spina, lo fanno, certamente lo fanno per l'ambiente, ma lo fanno anche perché il turista straniero che viene lì ci vede la passione. E quando si parla del sud, io sempre a Sorrento ho visto i bar con i contenitori per l'organico, i contenitori per il cartone, i contenitori per il vetro, cosa che anche a Capanno stiamo cercando di fare, ma nei bar è più difficile fare una puntualissima raccolta differenziata. Due battute sulla mia storia. Naturalmente io vi ho rotto parecchio le scatole, sono stato lunghissimo, ma avrete anche percepito un'energia speciale. L'energia mi deriva dal fatto che nel 96, quando volevano fare l'inceneritore, mi sono mobilitato, ci siamo mobilitati, erano i Verdi, noi siamo stati buttati fuori dai Verdi. Ora sto scrivendo un libro per Garzanti e queste cose le voglio, mi sono rimaste qui, le voglio, voglio che siano messe all'esterno. E una piccola persona, anche magrolina come il sottoscritto, può fare la differenza. E credo che quando non c'è niente di più
dopante di una vittoria a tutto tondo. Io credo che se vinciamo non ci ferma nessuno. Rifiuti Zero ha una potenza. Io faccio sempre questa similitudine ricavata dalla fisica. Per avere accelerazione ci vuole tanta massa e velocità, no? Ecco, noi abbiamo pochissima massa, Rifiuti Zero, Staff Zero, Soldi Zero, ma abbiamo una velocità, una forza immensa. Ecco, questa forza ci dà un'accelerazione che può cambiare il nostro paese, perché Rifiuti Zero non parla di rifiuti, parla di democrazia, parla di educazione, parla di beni comuni, parla di una nuova società dove c'è maggiore attenzione anche per i più deboli, senza retorica ma concretamente. Se noi sprechiamo di meno e distribuiamo le ricchezze di più, io credo che ci sarà molta meno persone che stanno male e molte più persone che vedono rispettati i loro diritti. Allora, Rifiuti Zero non venga vissuto dagli attivisti come una cosa settoriale, ma venga vissuto come un'opportunità di cambiamento radicale. È una rivoluzione in corso. Lunedì consegniamo le firme della proposta di legge che è arrivata a conclusione con il 30 agosto. Abbiamo superato l'obiettivo abbondantemente dei 50.000 firme, le andiamo a mettere nelle mani del Parlamento, avremo un incontro con la Presidente della Camera, mi hanno detto che qui ci sono degli amici parlamentari del Movimento 5 Stelle, ci rivolgiamo ovviamente in primo luogo a loro perché hanno una delle stelle illuminata proprio da Rifiuti Zero, ecco, magari cominciamo subito a concordare l'iter parlamentare di questa proposta. Vi ringrazio per l'attenzione e ho lasciato di stupire lui che avrebbe dovuto interrompermi. Sì, ringraziamo Rossano, volevo ringraziare anche la presenza dell'amministrazione comunale con il sindaco Verbena, con l'auspicio che appunto poi anche il Comune adotti la strategia Rifiuti Zero su sollecitazione del Movimento, con la lettera presentata la settimana passata dalla nostra forza qui al Comune di Deruta. Passo la parola a... Va benissimo. Buonasera, io faccio il facilitatore, cerco di fare un po' il facilitatore rompendo subito il ghiaccio del colloquio e appena emergono delle richieste di intervento mi fermo e cambio ruolo, e quello del vigile del tempo, cioè cercherò di contenere in 3-4 minuti insomma gli interventi di chi poi li vuole esprimere. Abbiamo il valletto che consegna il microfono. Allora, caro Ercolini, io non ti ho interrotto perché la tua passione e lo spessore delle cose che ci hai illustrato, sottolineato, erano troppo forti, e devo dire di aver resistito anche a un moto che, dato allora, insomma, sai, le energie scendono, e quindi ti ho ascoltato attentamente. Allora, io mi metto nei panni, cioè proprio nei miei panni, di utente quotidiano che vorrebbe in qualche modo dare un contributo proprio alla riduzione, quindi non solo della produzione dei rifiuti, ma proprio dello spreco che deriva dal nostro modo di vivere. Allora, oggi le persone si trovano a fare i conti con un sacco di difficoltà e quindi sono molto più attente di prima agli sprechi. Il problema di fondo è come far sì che questo impegno contro lo spreco venga riconosciuto materialmente, e lì hai dato una serie di indicazioni. L'altra cosa è che le scelte concrete che dovrebbero attuare queste indicazioni assolutamente di buon senso che ci hai illustrato sono nelle mani di quella tecnocrazia che, a mio avviso,
è ancora più potente degli amministratori, perché gli amministratori passano, i tecnocrati rimangono, le loro connessioni si irrobustiscono, consiliatura dopo consiliatura, legislazione dopo legislazione, e non si riesce mai effettivamente a vedere che cosa fanno, perché manca la trasparenza. Ovvero le amministrazioni locali non agiscono se non in casi assolutamente anomali, perché i cittadini possono avere consapevolezza di come vengono spesi i soldi dei cittadini stessi. Ed è una questione sulla quale io invito veramente l'Assemblea a una riflessione e magari a dare dei contributi. Tra l'altro abbiamo pure il sindaco che saluto, quindi magari mi potrà smentire. L'altra cosa che invece mi interessa molto è il concetto di risparmio. Il concetto di risparmio, che è il primo elemento che dovrebbe andare a salvaguardare l'economia, ovvero l'eliminazione degli sprechi. Quindi sprechi e trasparenza. Su questo è una partita grossa, e se noi queste cose che di cui discutiamo stasera le andiamo poi a discutere con la tecnocrazia, questi dicono, fanno finta di niente, fanno muro, perché comunque andremo a intaccare gli interessi, che sono fatti anche di centinaia di persone che ci lavorano in apparati organizzati e costruiti secondo quegli interessi. Mi sarebbe interessante sapere in quali settori sono scattati questi 60 posti di lavoro a capannori, in maniera tale che quando noi parliamo con esempi concreti, riferibili e verificabili, possiamo in qualche modo pesare un po' di più. Allora, io mi fermo, perché non è che voglio fare, non voglio monopolizzare, e voglio, ecco, passare il microfono a Michele ad altre persone. Se poi Rossano vuol rispondere a eventuali qualche... Sì, poi c'è il sindaco, prego. Il sindaco mi ha fatto un cenno e vuole intervenire. Poi c'è un altro signore laggiù. Scusate, io non vi conosco, magari se a parte il sindaco lo presento perché lo conoscevo, ma gli altri se si presentano. Grazie, prego. Grazie a tutti, buonasera a tutti, complimenti per l'iniziativa. Credo che sia la seconda iniziativa che il Movimento 5 Stelle organizza De Ruta. Io apprezzo le proposte che sono in qualche modo state formulate dal relatore, un saluto a Rossano Ercolini per la sua presenza e per la sua sensibilità. Naturalmente i temi ambientali sono temi di fondamentale importanza oggi per un'amministrazione pubblica, soprattutto quando esse si riferiscono all'applicazione di tariffe. Dico subito che c'è da lavorare ancora molto, soprattutto in Umbria. Soltanto qualche informazione di carattere generale che credo sia utile fornire alla discussione. Il comune di De Ruta, come sicuramente molti dei concittadini presenti conoscerà, abbiamo realizzato una raccolta differenziata, abbiamo toccato finalmente ad aprile il 68% di raccolta differenziata. Un complimento pertanto ai cittadini che hanno lavorato insieme a noi a questo obiettivo. Alla fine del 2007 eravamo al 19%, quindi abbiamo fatto un 50% di punti in più progressivi, e c'è stato un miglioramento del servizio. Anche la tariffa applicata tiene conto di un valore economico abbastanza contenuto. La media degli ultimi 5 anni è intorno ai 1,55 euro a metro quadro. Applichiamo ancora la TARSU proprio per evitare la TIA prima ancora, e l'IVA dopo tanti anni è stata disapplicata. Però abbiamo un problema nel nostro territorio, quindi le proposte che sono pervenute, diciamo anche dal punto di vista del progetto Rifiuti Zero, in parte sono già in parte attuate. Direi che fino al punto 6 o 7 ci siamo. Sugli altri punti c'è un problema culturale da vincere, che è il problema di colui che comunque produce
il rifiuto. Le fasce nel nostro territorio, sarò molto breve, si riassumono diciamo, in una, purtroppo, smaltimento pro capite molto elevato. Lontano dall'1,3 mi sembra, e 18 di Capannoli, noi siamo a circa 2,20, ma gioca in maniera, direi, pesante lo smaltimento dei rifiuti, a mio avviso, che nei cassonetti stradali che stiamo togliendo, entro l'anno toglieremo tutti i residui, rimasti 19 cassonetti stradali, perché voi sapete, Derute è anche il paese della ceramica e quindi qualche volta lo smaltimento dei rifiuti speciali o assimilati a speciali qualche volta può anche andare a finire nei rifiuti solidi urbani, proprio anche per una cattiva abitudine. Abbiamo costruito l'ottimo rapporto con le scuole, con le famiglie, con oltre 70 riunioni svolte in tutto il territorio al fine di sensibilizzare, e l'ultimo risultato, quello di maggio, che comunque ci ha fatto raggiungere al 65%, quindi raggiungere l'obiettivo che la Regione a maggio del 2013, non è sufficiente, dobbiamo raggiungere almeno il 75% entro i prossimi 6-12 mesi, e anche per andare incontro all'applicazione delle tariffe della nuova Tari, che è una tariffa assolutamente pesante. Questa Tari, molto brevemente, ma perché è il momento, anche queste occasioni sono occasioni interessanti anche di informazione, quindi ho colto anche questa occasione e per questo vi sono anche grato. La Tari applica purtroppo il rapporto a numero di utenti e di vani, e soprattutto per le attività commerciali il rapporto a quanti rifiuti si produce. Allora bisognerà lavorare moltissimo, perché il piano economico finanziario che le aziende che attualmente gestiscono i rifiuti in Umbria, quindi la GEST, che è un'associazione temporanea di imprese tra le società più importanti del territorio, dovranno naturalmente produrre un progetto di raccolta assolutamente diciamo diverso da quello attualmente formulato, se no l'obiettivo rifiuti zero, che è l'obiettivo sicuramente, come diceva giustamente il relatore, un obiettivo molto ambizioso, però bisogna lavorare perché questo obiettivo si possa realizzare. Quindi con molto piacere mi avvio a concludere che valuterò con attenzione il progetto che Rifiuti Zero propone, perché è mia intenzione aggiungere a quelli che sono stati gli obiettivi di rispetto ambientale, perché noi in Deruta riusciamo a produrre oramai con le fonti alternative di energia circa 15 megawatt di energia, quindi abbiamo rispettato anche il protocollo di Kyoto per quanto riguarda quantomeno a livello locale la riduzione del costo dell'energia e quindi l'utilizzo di energia ambientale, e quindi cerchio anche con il rifiuti zero, magari potrebbe essere un auspicio. Bisogna lavorare perché ciò si raggiunga, quindi accolgo molto positivamente tutti i contributi anche al nostro progetto, e l'occasione è tra pochi mesi, credo a ottobre verrà presentato il nuovo piano di rifiuti regionale, per quale ci sarà un confronto in consiglio regionale, e sarà molto interessante vedere l'abbandono dell'inceneritore, perché in Umbria di inceneritori non si parla più, si parla esclusivamente ora di conferimento in altra sede. Occorrerà trovare la forma giusta. Sono i cementifici. Grazie al sindaco. Due cose, prima di passare la parola ad altre persone. Il dato di fondo è che c'è una scarsa conoscenza su quella che è la natura industriale dei gestori dei servizi di rifiuti in Umbria. La natura industriale è di trasportatori. L'azienda, o comunque la sommatoria delle aziende che in Umbria hanno questo servizio, hanno come core business il trasporto. Questa è una delle voci che rimane nascosta, ma se non si eleva, se non si coglie questa portante,
di quello che è il core business, non si andrà mai da nessuna parte e non sarà mai possibile produrre riduzioni. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, sulla quale secondo me delle mappe sarebbero particolarmente utili, è che il gestore dei servizi è dentro a tutta la filiera delle materie seconde, nel senso che controlla anche la parte delle materie seconde, bloccando qualsiasi altra possibilità di far sorgere altre aziende che sono assolutamente marginali e marginalizzate. Questi sono elementi che ritengo compongono una realtà, anche se in termini circoscritti potrebbe essere l'Umbria con le sue caratteristiche. E mi fermo aggiungendo che il gestore del servizio rifiuti che ha il monopolio nella provincia di Perugia, perché non ce n'è uno solo, comunque è controllato dalla Sorain Cecchini dall'avvocato Cerroni, che è il titolare della discarica di Malagrotta. E che queste società sono a partecipazione pubblico-privato, dove il privato ha una netta prevalenza, con quindi le esigenze del privato che hanno sempre perennemente messo in mora le esigenze del pubblico, comprese le parti economiche. Se c'è qualcuno che magari mi dimostra che ho torto o comunque che ho detto delle cose fuori centro, gliene sono grato che me lo dimostri. Prego. Sì. Gianni, poco importante. Cioè, io voglio dire, ognuno chiede aiuto alle persone, perché poi dopo chi è che fa l'indifferenziata? Siamo noi. Quindi siamo noi quelli che abbiamo da fare con la carta, la plastica, tutte queste cose. Ma poi ci ritroviamo che l'ASL spesso per l'igiene ti fa avere, mi sembra, non sono sicuro, ma credo che le bustine dello zucchero sono obbligatorie, appunto perché una volta lo zucchero era sciolto e non si può più usare lo zucchero. Quindi anche l'ASL credo che in qualche modo per queste leggi qui ci crea dei problemi. Ma al di là di questo non è questo il problema grande. Andiamo al supermercato, c'è il bancone macelleria, però a fianco al bancone macelleria c'è la vaschettina col cellophane, carta adesiva. Io quando me la trovo a casa, dove la butto? Carta adesiva, cellophane appiccicato tutto insieme, va sulla plastica, va sulla carta, va sull'indifferenziata. Poi la vaschettina in polistirolo. Cioè, che senso ha? Se c'ho il macellaio a fianco, non è un fatto di igiene, ma è un fatto semplicemente di spreco, di non so di che cosa. Insomma, voi, più che a noi, chiedere di fare i sacrifici, andate nelle grandi aziende a chiedere come devono lavorare, che forse è la cosa migliore. Perché io quando ero bambino andavo a scuola e la maestra mi insegnava a vivere, giusto? Quindi se voi andate direttamente da noi a chiedere di fare certe cose, quando neanche i grandi sanno farlo, cioè, mi pare sprecato. Poi magari mi ritrovo che uno mi dice: guarda, hai buttato un pezzo di carta sulla plastica, ti multo per 10.000 euro. Faccio un esempio stupido, però cioè, questo è quello che succede alla fine. Ma io ho tagliato, non è che dico niente, a posto così. Grazie. Io aggiungo soltanto che nella città di Perugia, dove vivo, c'è un gruppo di genitori che ha raccolto centinaia di firme per chiedere che nelle mense scolastiche i cibi non vengano serviti su piatti di plastica. No, ma infatti sto aggiungendo questo ulteriore elemento proprio alle cose che dice lei, ovvero a questo infinito groviglio di norme e regolamenti all'interno dei quali siamo veramente strozzati, che impedirebbero anche di prendere un bicchiere d'acqua al bar. Addirittura ci sono dei ristoranti, dei bar ai quali viene chiesto un bicchiere d'acqua del sindaco, l'acqua del rubinetto, e dicono non gliela possiamo dare. Che poi sia vero o non sia vero sarebbe una curiosità da sviluppare, però ci sono anche questi motivi
queste cose che alle persone di buona volontà le frustrano, come appunto ci ha appena raccontato lei. Io non le racconto come ho organizzato casa, tra un po' mi cacciano, proprio perché cerco di rispondere proprio a questo tipo di stimolo, di sfida, di provocazione. Ecco, prego. Sì. Allora, io sono Stefano Lucidi e sono il cittadino portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle. E, ma prima, diciamo, un ringraziamento per l'organizzazione dei ragazzi del Meetup di Seruta, e poi un ringraziamento al relatore e, diciamo, posso confermare che personalmente, ma credo un po' per tutti, la grande passione messa è arrivata, insomma. Abbiamo visto il discorso tra cuore e testa, l'abbiamo ben compreso. E io, diciamo, posso confermare che il movimento è da anni vicino a questa tematica. Siamo nati, diciamo, quasi contemporaneamente, quindi i temi li condividiamo e li abbiamo sposati, eccetera, eccetera. E vorrei semplicemente aggiungere un punto di riflessione che si aggancia un po' a quello che diceva il signore poco fa, contestualizzandolo in modo preciso, ossia mercoledì scorso è venuto in commissione al Senato l'assessore regionale del Lazio, l'assessore il dottor Civita, il quale, diciamo, adesso è alle prese con il problema della chiusura di Malagrotta, l'apertura di Falcognana, eccetera, eccetera, e ha presentato un po' il quadro di quelli che sono il loro piano per tamponare questa emergenza rifiuti. E io personalmente ho fatto delle domande che vanno esattamente nella direzione che diceva il signore, e è uno dei quadrati proposti questa sera, è il punto quello della riduzione dei rifiuti. E alla domanda che io ho fatto all'assessore, perché lui ha parlato di forse riusciranno in una situazione estremamente difficile come quella della città di Roma, no? Forse riusciranno in qualche modo a chiudere il ciclo dei rifiuti, però alla mia domanda su come interverrete, quale soluzioni metterete in campo per ridurre effettivamente i rifiuti, diciamo, su questo un po' ha glissato e di fatto non ha risposto. Ha iniziato a parlare di raccolta differenziata. Quindi l'elemento in più forte che vorrei portare questa sera è semplicemente: riflettiamo bene su le metodologie, le strategie che possiamo mettere in campo per la riduzione dei rifiuti a monte, perché soprattutto in città in cui c'è una grande affluenza di persone esterne, quindi c'è anche un uso della città meno passionale, diciamo, quindi meno, la senti meno tua, il problema dell'acquisto virtuoso è un problema molto forte. E quindi, diciamo, noi, soprattutto noi della Commissione Ambiente al Senato, stiamo ragionando e cercando di intervenire su questo punto, cioè uno dei punti che sembra in questo momento più difficile, cioè quello della effettiva riduzione, perché ti scontri con delle realtà che sono difficilmente ascoltano e difficilmente potranno in qualche modo risolvere questo problema. Questo. Grazie. Grazie a Lucidi. Altri interventi? Sì. Poi dopo il suo intervento, magari Rossano ci dà qualche altro elemento, poi diamo luogo ad altri incontri. Giorgio Brunori, Movimento 5 Stelle, Marciano. La cosa che diceva giustamente il relatore, che mi è piaciuto tantissimo, noi abbiamo avuto piacere di venire a Capannori, perché io so come San Tommaso, ci andiamo a mettere il naso e cercare di capire. E quello che dice è giustissimo, cioè un cittadino portavoce sindaco, se ci sarà nel mio comune, me lo auguro, deve essere in grado di prendere decisioni che siano fuori dagli schemi in cui sono abituati a ragionare adesso, perché è allucinante leggere i bilanci dei comuni e vedere gli sprechi che ci sono, benché i bilanci sono illeggibili, per ovvi motivi che lei conoscerà bene, sicuramente avrà avuto modo di vederli, i bilanci comunali. Dunque gli spazi ci sono, i sindaci devono prendere decisioni che siano
importanti. Importanti vuol dire andare dalla grande distribuzione e dire nel mio comune, dove io possa avere un'autonomia, e di più che mi dicono no, io da sindaco non ho autonomia, è come il discorso delle slot machine, stessa cosa, non posso spostare le slot machine perché c'è una legge nazionale, è un'emerita bufala, ci sono dei comuni che hanno aderito, l'abbiamo smentito, eppure dice no, non posso farlo. Non è che non posso, è che è un sistema legato e radicato che va sradicato, cioè se ci saranno portavoce e sindaci in questa regione, io me lo auguro, che sia Marciano, che sia Perugia o dove diavolo sia, che sia veramente il faro che rompa questa situazione, perché è indecente. Dunque condivido in pieno quello che ha detto, si può fare. Abbiamo fatto una raccolta domenica scorsa, un blitz di 9 persone, una discarica abusiva. Siamo andati lì con i mezzi propri, con i nostri soldi, con i ragazzi attivisti. Siamo andati a portare questo materiale nel centro di raccolta differenziata. A me è venuta la pelle d'oca. Quando abbiamo iniziato a separare le cose, perché c'era di tutto, e questo, no, ma questo è buttalo di qua, ma no, questo buttalo di là. No, ma questo è legno, questo è... cioè, è incredibile, ma chi è che controlla? C'è una scarsissima qualificazione anche del personale. Non capisco il rifiuto, è incredibile. Grazie. E Rossano, se ci dai qualche risposta, poi lasciamo. Dunque, prima di tutto a quelle tue che forse hanno una rilevanza più, diciamo, di cultura politica o anche di cultura istituzionale. Io sono positivo, voglio dire, ho un'energia in questi mesi che sono una potenza non nucleare, perché il nucleare mi sta sulle scarpe, quindi sono molto positivo perché ho visto aprirsi porte che alcuni anni fa sembravano inamovibili, però sono anche preoccupato. Io sono molto preoccupato per la realtà di Parma, per la realtà di Torino, ve l'ho detto prima, anche per la realtà fiorentina. Dovrei aggiungere anche un'altra Stalingrado che segue, quella di Borgo Tressanti a Foggia, l'inceneritore Marcegaglia. Perché sono preoccupato? Perché lì le cose sono andate avanti come se la democrazia non esistesse. E tra l'altro in quel modo che ho detto, ma rifletteteci, la democrazia, cioè, sono andate avanti, in fondo uno potrebbe dire io ci metto la faccia, ma i soldi li mettiamo noi, li mettiamo noi, cioè questo che va fatto capire, ma forse non lo capisce neanche la gente, no? Ma te puoi fare quello che credi, in fondo, voglio dire, le idee sono diverse, giochi sul tuo, fai una partita di calcio, giochi tutto all'attacco e ti può andare bene, ti può andare male, puoi prendere tanti gol, ne puoi far tanti, ma poi in fondo il saldo è negativo. Ma qui il problema è che abbiamo delle persone arroganti che sanno di avere il coltello dalla parte del manico e non hanno scrupolo, e lo fanno con te, prendendo i tuoi soldi, quindi prendendo la tua vita, perché poi ora come ora, anche se i soldi dovrebbero non essere così importanti nella vita, ma la crisi li rende significativi. Riflettiamoci, io ci sto riflettendo, e mi ha fatto riflettere un termine che ha usato Renzi, sindaco di Firenze, che non è quel bravo ragazzo che sembra. Cioè, io, guardate, io se posso, voglio dire, io se manca un voto, io trovo il modo di non farglielo avere. Sono contento perché il 19 sono invitato nel suo comune a Rignano sull'Arno, che dichiarerà rifiuti zero, e lì c'è suo padre che è attivista del PD e anche lui ci vive, ci abita, anche Renzi, e ci vado volentieri perché almeno gli faccio il cavallo di Troia, insomma. Beh, come mi fa soddisfazione, ha usato il termine vi asfaltiamo, è vero che lo contestualizzava rispetto a altre cose, ma attenzione, la cultura della politica è asfaltare, non esistono le ragioni dell'altro, anche quando sono macroscopiche, non c'è scrupolo. Allora ecco perché Rifiuti Zero non parla solo di rifiuti, ma Rifiuti Zero introduce un gioco che si chiama somma zero: o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Questi qua non gli importa se perdiamo
gli basta che vinca la multi-utilities. Questi ti mandano al macello, è quello che mi preoccupa. Non c'è un qualche barlume per un confronto illuministico, dove in fondo, almeno sullo sfondo, le ragioni possono fare la differenza. Ma c'è una prepotenza che non ha scrupolo farti fuori. Non è solo il duello, perché il duello, bene o male, avveniva secondo certi criteri, per cui c'era una lealtà di fondo. Qui non c'è nessuna lealtà. Ecco perché io dico, da un lato vi vorrei far saggiare come la cultura di Rifiuti Zero possa cambiare, non in toto, ma in buona parte, la stessa cultura politica in Italia. Perché, voglio dire, in Italia c'è un vizio, no? Io vengo dagli anni 70, ho vissuto 40 anni che non ho mai smesso di fare attività civile, attività diciamo sociale, attività ambientalista, ho cambiato ovviamente le coordinate, però insomma il mio ideale è sempre stato quello di una rivoluzione, di un cambiamento radicale. E come adesso, non ho mai visto una mancanza di rispetto verso, cioè proprio la corsa al pensiero unico. Invece noi dobbiamo riscoprire il senso e il confronto, dove le idee, dove gli ideali, dove le soluzioni concrete, perché avete capito che io sono molto coinvolto da quello che dico, però spero che abbiate anche capito che nel mio piccolo sto lavorando a molte soluzioni di dettaglio. È quello che deve fare la democrazia oggi. Attenzione, perché se noi non usciamo da questo cerchio incantato, la democrazia non si batte più con i carri armati, ma si batte con la tecnocrazia. Si batte, ci penso io, non perché sono l'uomo della provvidenza, perché sono il banchiere, perché sono l'ingegnere, perché sono il professionista. Tutti gli altri è plebaglia che tutt'al più ragiona di pancia, tutt'al più è presa dalla sindrome, diciamo, della pancia, e non ha nessun contributo concreto da portare. Io invece credo che non c'è alternativa alla democrazia. Nelle società complesse non c'è alternativa alla democrazia. Rossano, scusa, questa volta ti interrompo perché ma una cosa che abbiamo a cuore è come far sì che le persone nella vita quotidiana riescano a farsi sentire. Quella tua indicazione prima della disobbedienza civile, secondo me, meriterebbe di essere spiegata meglio. Perché quel signore che ci parlava della plastica che non sa dove mettere, no? È alla base della frustrazione quotidiana rispetto a questo capitolo. Come fanno cittadini come quel signore, come me, come qualsiasi cittadino che vive del proprio lavoro, a farsi sentire da questi mega apparati che, come tu dicevi, vivono con i nostri soldi, no? Quindi questa dell'obiezione fiscale, come si fa? Che cosa? Beh, è una forma di mobilitazione, come andare in piazza e manifestare insomma delle proprie idee in maniera molto concreta. Come si fa? Beh, ci fosse un vademecum io lo venderei, no, lo regalerei. Il problema è che probabilmente noi, ma anche il bello, affascinante scoprire strade nuove, ci troviamo davanti a una situazione inedita, e dove non, quando uno è democratico o lo è fino in fondo, o se non lo è democratico, allora dobbiamo trovare situazioni adatte per sconfiggere la zona più grigia del potere, che secondo me è questo coacervo di interessi che sono sempre più nascosti, anche alle stesse istituzioni, perché guardiamo bene, non è che un tempo le istituzioni erano colluse, ma oggi non sono nemmeno colluse, non sanno nemmeno che cosa avviene dentro questi gruppi separati, la separatezza. E al limite questa separatezza non è il prodotto della cattiveria, è il prodotto anche di una logica interna,
La globalizzazione ha prodotto, no, le centrali economiche che agiscono secondo temporalità che sono diverse da quelle delle istituzioni, figuriamoci a quelle della maturazione che avviene dal basso delle società. Allora, bisogna capire che cosa sta avvenendo. Io credo che fondamentalmente bisogna prepararci a isolare, individuare queste zone grigie. Non possiamo permetterci di avere mille nemici. In questo senso non abbiamo energie infinite, bisogna individuare, tra virgolette, l'avversario principale. Secondo me sono queste situazioni, non neanche più il centro della contrapposizione, non è più la politica dei parlamenti, è la politica fagocitata all'interno di queste zone grigie di affari e di politicantismo, no? Questo zoccolo duro di interessi che sono sordi a qualsiasi possibilità argomentativa. Per isolarli bisogna dimostrare alla stragrande, all'osservatore, al terzo, a quello che magari non è a priori né d'accordo con te né d'accordo con lui, magari quello che ti dice va bene ma voi non volete gli inceneritori, però succede come Napoli, è giusto spiegargli. Allora rivolgersi alla società, avere un grande respiro, saper comunicare alla gente, andarla a cercare, fargli vedere che le nostre proposte sono proposte appunto o vinciamo tutti o perdiamo tutti, per mettere a nudo, isolare sempre più questi poteri, questi coacervi di... Per esempio una cosa molto importante alla quale tu facevi allusione, la questione dei posti di lavoro. Io quando ho alluso al Comune di Capannori evidentemente non sono stato, diciamo, sufficientemente analitico. L'occupazione di altre 60 giovani, fondamentalmente prevalentemente sono stati assunti giovani, è avvenuta nel momento in cui si è passati dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta. Ma di più, se andiamo di nuovo nel comprensorio in Polese Valdelsa, abbiamo avuto incontro con Publiambiente, che è la società che ha 400 addetti, hanno assunto 160 nuovi addetti. Quindi, certo, lì la domanda dice, ma gli start-up sono soldi che appartengono alla comunità, è chiaro, ci sono delle economie, però io credo che qualcuno accennasse agli sprechi, mi sembra lui. Se andiamo a vedere, noi parliamo di non spreco, ma stanno sprecando a manetta ancora. Se andiamo a vedere i bilanci, sarà perché sono fatti da esseri umani, che sono fallibili, sarà perché sono fatti da farabutti, sarà perché sono fatti da persone, non lo so, ecco, in malafede, oppure che vogliono far convergere sui loro interessi i residui soldi pubblici. Però c'è costantemente lo spreco, tanto più invece nel contempo noi non riusciamo a utilizzare i fondi che vengono dall'Europa. Scusa, se ci sono poi interventi fate con segnale, ti lascio subito la parola. Una delle cose che secondo me vanno messe in evidenza, confermami o smentiscimi, è che Capannori è riuscita a risparmiare, sbaglio, circa 1 milione di euro l'anno, cioè il raggiungimento di quel livello di raccolta differenziata ha consentito il risparmio di circa 1 milione di euro nel servizio. È una notizia che mi confermi? Poi facciamo parlare. Sì. Allora, volevo, mentre rispondo a te, perché sì, è complementare la risposta, volevo rispondere anche all'amico portavoce dei cittadini al Senato. La riduzione. Ho citato la cifra numerica pro capite al giorno, da 1,92 kg pro capite del 2004 si è passati a 1,18, è 39%, sono circa, mi sembra, 7,5, che sembrano una stupidaggine, ma Capannori ha aumentato di popolazione, sono circa 47.000 abitanti, nel 2004 erano circa 2.000 abitanti in meno. Nonostante questo, nonostante l'aumento della popolazione, i rifiuti sono calati di 10.000 tonnellate.
non tutte, sono, dovete considerare che nella riduzione ci va anche la carta che andava in raccolta differenziata, parte della frazione organica, però comunque sono anche la frazione organica va a un impianto di compostaggio e viene pagata 90 euro tonnellata per il trattamento. Quindi sono, se consideriamo un costo medio, ma in calcolo proprio così, ecco, 10.000 tonnellate, 100 euro tonnellata, sono 1 milione di euro. Chiaramente questo milione di euro, la riduzione dei rifiuti, soprattutto la riduzione degli smaltimenti, su quello si può fare invece in modo più preciso, perché tutto quello che andava a smaltimento, il 70% è diventato il 25%, è servito a coprire le maggiori spese di raccolta di quei 60 addetti che sono stati assunti. Anche questo alla grossa, ma fondamentalmente il discorso economico tiene. Poi un'attenta politica dei materiali, noi all'inizio, può essere un suggerimento, spero che non ce ne abbiate bisogno, ma non voglio insegnare a nessuno, perché le comunità locali hanno una creatività che non devono imparare, ma possono insegnare le une alle altre. Ecco, noi eravamo partiti raccogliendo il multimateriale in modo congiunto, cioè lattine, metalli e plastiche, e pagavamo 50 euro a portare il multimateriale all'impianto di selezione che si trova a Pontedera, che si chiama Revet, che praticamente ha il monopolio. Era un costo, anche se minore rispetto allo smaltimento, era un costo. Allora, anche questo, grazie in parte anche a noi, non solo a noi, è stato un lavoro corale con la Commissione Ambiente del Comune, abbiamo detto raccogliamo il vetro a parte, facciamo un giro quindicinale, senza aggravare ulteriormente di un giro in più i costi per gli addetti, perché gli addetti comunque costano, no? Non è che la gente lavora a gratis. Una volta ogni 15 giorni viene ritirato il vetro ora è pulito e quello che era un costo di 50 euro ora è un ricavo di 33 euro tonnellata, con un saldo attivo di 83 euro. Il multimateriale leggero viene ritirato a parte, cioè la plastica e le lattine viene ritirato a parte, quello che era un costo di 50 oggi ci viene remunerato 100 con un saldo attivo di 150. Sono in fondo all'anno, non sono milioni, ma sono circa 300.000 euro che giustificano la copertura economica di alcuni addetti. Sulla riduzione, io concordo, è la battaglia fondamentale di Rifiuti Zero. Concordo con quello che diceva il signore, ora non credo che ci sia contraddizione, io dico, siccome vogliono fare discariche, inceneritori, perché dicono i rifiuti ci sono, li producete voi su Sudicioni, ora non dicono su Sudicioni ma quasi, no, col ditone, venivano con un dito lungo di qui all'ultima fila, allora bisogna che vi ciucciate la discarica o l'inceneritore, se no bella pretesa che avete. Certo, lo volete a casa, accanto a casa vostra, ma bella pretesa, però Sudicioni i rifiuti li producete. Allora noi dobbiamo dire il 70% lo risolviamo noi, ci dovete formare ed informare, perché quando si organizza una raccolta differenziata, mi fa piacere che il sindaco abbia detto ho fatto 70 incontri, si va la... Il valore aggiunto non è la macchina, non è l'ultima generazione della macchina, ma è la buona formazione, la buona comunicazione, il dire alla signora, ma il Tetra Pak dove lo metto, nella carta o nel multimateriale? Sì, c'è un insieme la carta di contraddizioni. Sporca, la carta sporca la metto dove? Nell'indifferenziato? No, la metta nell'organico, perché è biodegradabile. Io che faccio il maestro elementare so bene che quando si fanno i compleanni è pieno di carta sporca. Fino a poco tempo fa anche la virtuosa Ashit, me ne sono accorto io, sono un po' fissato naturalmente, però insomma ho detto ma come voi proponete di metterla nell'indifferenziato? La carta è organica. Certo, infatti. Mettiamola. Alcuni comuni stanno pensando di passare proprio la carta anche per l'organico con alcuni
accorgimenti di alcuni sacchetti, quindi insomma, perché anche la questione della plastica biodegradabile è un'altra di quelle che andrebbero attentamente e comunque analizzate. Quello no? Che diceva il signore è giustissimo, il 30%, io lo dico non solo metaforicamente, la capsula, noi quando siamo andati a Torino, ovviamente molto educati, perché la logica gioca a somme zero, vuol dire che anche l'avversario può diventare tuo amico. Io non parto dall'idea che sia per tutta, per sempre così, perché bisogna, i cartari di Lucca hanno visto che nella qualità ambientale possono trovare anche margini di profitto, e se ce lo trovo, la riduzione, la capsula va messa nelle mani del produttore, lei ci deve dare una mano a riprogettarlo, il 30% lo devono risolvere i produttori. Ascoltiamo quel signore là che sta aspettando da tempo. Buonasera, sono un attivista del Movimento 5 Stelle Terni e noi veniamo dalla parte, diciamo, dall'altra parte dell'Umbria, e infatti volevo rispondere, mi dispiace che è andato via il sindaco, ma in realtà l'ingenerimento in Umbria non è finito, anzi, continua ad andare avanti, e diciamo che noi abbiamo avuto un'esperienza abbastanza particolare, perché eravamo una città con un record, penso nazionale, 3 inceneritori nella stessa identica città. E un inceneritore, fra cui un inceneritore che è stato chiuso dalla magistratura, e ci sono dei processi in corso che, in cui è inquisito anche l'ex sindaco Raffaelli, e che diciamo hanno segnato profondamente la storia della nostra città, perché in realtà quello che sono stati i danni provocati dall'ingenerimento a Terni non esiste una quantificazione sotto il punto di vista sanitario e sotto il punto di vista ambientale. La domanda che volevo fare è anche a proposito dei cartari, noi abbiamo l'inceneritore che è stato appena riaperto, di Acea, che è l'altra parte, dopo Cerroni c'è Caltagirone, e diciamo che quello che mi interessava sapere era proprio su questa situazione del protocollo che state, diciamo, per firmare, cercare di capire un attimo in che maniera poi incideva sulla situazione del nostro inceneritore, e che il nostro inceneritore brucia Palper, quindi brucia quei residui delle cartarie fatti di vernici, solventi e tutte quelle parti di scarto che purtroppo non vengono bruciate a Terni. E poi d'altra parte, proprio riguardo al discorso dell'ingenerimento in Umbria, in realtà non è minimamente finito, anzi attualmente noi stiamo vivendo questo fenomeno che poi diciamo di interesse nazionale, che è conseguente al decreto Clini, il fatto che in realtà si dice l'ingenerimento è finito, ma in realtà si inizia a bruciare il CSS. Bruciando il CSS non si bruciano più rifiuti, perché il CSS è un non rifiuto, e quindi attualmente la regione Umbria è in piena campagna di marketing sotto questo punto di vista, e stanno cercando di far passare comunque l'idea che il CSS possa essere la soluzione al problema dei rifiuti e del conferimento in discarica. E quindi niente, queste due domande, poi passo la parola. Scusi, qui parliamo di manager, politici, amministrazioni. Io penso che vivendo a Terni il problema principale sia la mafia, è questo che non viene detto spesso. La mafia, secondo me, nei rifiuti è palese, c'è un'amministrazione mafiosa e non è mai ben specificata. Nella sua esperienza ha mai incontrato problemi legati alla mafia dei rifiuti? Questa è la mia domanda. Allora, dunque, sulla questione del Palper, io conosco, mi hanno telefonato da Terni, so che il comune capoluogo vuole approvare la delibera rifiuti zero, ma che è una sola, perché è partito questo impianto che formalmente è per rifiuti speciali, però poi qualcuno dice il CDR che è previsto di produrre attraverso un impianto TMB, si pensa che dovrebbe andare poi a CSS, quindi poi bruciato nell'impianto per rifiuti speciali. Quindi ora non ho più avuto aggiornamenti, so che in settimana si doveva riunire il Consiglio Comunale, non so poi se la situazione si è evoluta, comunque c'è attenzione. Sono stato anche sollecitato
per poter esplicitare anche in funzione di una mano agli amici di Terni sulla questione di questo nuovo percorso che sta prendendo corpo nella Piana di Lucca sull'uso alternativo dello scarto di palpebre. Ora, io all'inizio avevo una sorta di consegna alla riservatezza, perché quando ho lavorato con Lucenze e con i cartari io non potevo avere un rapporto, come dire, magari o con gli attivisti, con voi, ma non perché siete meno importanti, sicuramente siete più importanti voi, però è chiaro che il rapporto era diverso. Questi chiedono prudenza, anche perché tutto sommato loro non è che sono contro lì, no, tutto sommato, loro non importa nulla dell'incenerimento, loro dicono se funziona, funziona, e siccome funziona economicamente, e quindi allora loro sono convinti per questo, o in via di convinzione. Ora, all'inizio di ottobre c'è la riunione per l'approvazione definitiva del business plan di questa azienda che dovrebbe partire nella Piana di Lucca. Però io credo, adesso la linea, la piccola differenza lo fa il fatto, non mi sono ancora definitivamente giunte voci ufficiali sul fatto che i primi camion di scarto di palpebre sono già andati all'impianto di Occhiobello. Appena io confermo che lo scarto di palpebre, anche se in quantità su circa 1.500-2.000 tonnellate all'anno, però già su scala industriale, anche se sono noi nella Piana di Lucca, da noi ne vengono 100.000 tonnellate, poi c'è il dibattito perché il tenore d'umidità, se si considera il 50%, comunque sono cose che io adesso non vi voglio sottoporre. Ecco, appena io confermo che a Occhiobello stanno lavorando su scala industriale lo scarto di palpebre, si può fare una serata a Terni, in modo tale da dire Terni. E in verità non mi risulta, non che la cosa sia migliore e mi tranquillizzi, che i cartari di Lucca abbiano grande intenzione di portare a Terni, ma lo portano un po' in discarica e soprattutto all'inceneritore di Brescia. Quindi non lo so se stanno millantando a Terni, potrebbero millantare, voi dovreste comunque chiedere conferma dell'esistenza di contratti, perché i cartari di Lucca non si fidano più di Terni, perché potrebbe essere, come è successo, chiuso da un momento all'altro. Come è successo, siccome loro quando mettono i soldi non lo fanno certo per altri motivi. L'altra questione, l'altra domanda era sulla mafia. Ma questa è una domanda che mi hanno fatto anche quando sono andato negli Stati Uniti, parlando di Napoli, eccetera, eccetera. Io devo dire la verità, è dal 1995 che mi occupo di rifiuti, dal 1976. Poi però intensamente, avevo un po' sospeso, ho ripreso quando la Regione Toscana commissariò i due impianti in provincia di Lucca, quindi praticamente a tempo pieno mi sono non solo di quello, ma soprattutto di rifiuti. Io ho seguito la vicenda di Napoli dal 1999, dice, ma chi è Nembo Kid? No, lo so, però queste cose qui l'ho fatte sul serio, perché sono convinto che o si è tenaci o se no è meglio fare la collezione dei francobolli. Io ve lo dico con chiarezza, cioè, queste sono battaglie non voglio spaventare, perché so, mi immagino chi è rimasto qui, si è fatto due bocce e vuol dire che ci crede, e allora immagino di parlare a persone molto sensibili. Queste sono battaglie della vita e vale la pena di combattere, perché stiamo o perdiamo o vinciamo. Secondo me si può vincere. Forse in parte stiamo già vincendo, forse noi stessi non ci accorgiamo di come bisognerebbe sponsorizzare le vittorie, celebrarle, le storie a lieto fine. Ci sono tantissime. Così come bisognerebbe rendere disponibili due cose: le buone pratiche, passarcele, e i buoni incontri. Io abbino buone pratiche e buoni incontri. Io non so tutto, ma io ho conosciuto le persone e dico, guarda, smisto il traffico, io non sono Nembo Kid di nuovo, smisto il traffico, io non lo so, ma io conosco una persona che lo sa. Sentitevi, cioè io non è mica... No, ecco, i buoni incontri. Allora, su Napoli, dal 99 ad Acerra, che era nel triangolo della, tra l'altro anche stasera ho sentito Caivano, l'Ecoballe, Taverna del Re, io devo dire che
né personalmente né gli amici, i leader delle battaglie contro il mega inceneritore, hanno mai avuto delle minacce. Allora io azzardo, ma non sono un sociologo e non sono un conoscitore della materia, per cui la mia è un'opinione accanto a quella di tanti altri. La camorra specialmente agisce quando non c'è il popolo. Quando c'è il popolo, magari chissà quanta gente c'era, quei 30.000 del 29 agosto, quando ci furono gli elicotteri tipo Genova a tirare lacrimogeni sulle persone che andavano a circondare il cantiere dell'inceneritore che era stato realizzato nel giro di due giorni. Se c'è la massa, se c'è la democrazia, non c'è la camorra. Se non c'è la democrazia, la camorra si fa strada. Diverso è il discorso della mafia. Quando sono stati sconfitti i quattro inceneritori di Cuffaro, non si dicono mica. Cuffaro voleva fare quattro mega inceneritori per cui avrebbero dovuto importare rifiuti dall'Africa, perché sommando la taglia, la scalarità, c'erano più rifiuti di quelli della Sicilia. Poi diciamo, oh, Sicilia non ha nulla, è vero, eccetera, eccetera. Ma anche molte buone pratiche la Sicilia, Però della mafia io so di meno. Tuttavia, quando ci fu l'avvicendamento, Lombardo, io non ho mai avuto una grande stima di Lombardo, ma Lombardo ci chiese un incontro con Paul Connett, informale, però non lo dite. E abbiamo avuto anche dei rapporti con Lombardo, ma i quattro inceneritori non sono stati fatti. Da lì io, a differenza della camorra a Napoli, su cui pur un parere, ma mi sento più convinto di dirlo, non ho ricavato la mafia sicuramente a un altro modo di operare. Quindi su quello... Posso aggiungere? Secondo me, quando noi ragioniamo di questi temi, dovremmo fare uno sforzo di distinzione tra quella che è tutta la tematica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti industriali. Noi stiamo parlando soprattutto di rifiuti solidi urbani. Allora, nei rifiuti solidi urbani la parola di Rossano è inconfutabile. Probabilmente, se noi riflettiamo un pochino di più sul fatto, correggimi perché io non sono un esperto, sono uno attento, e i rifiuti solidi urbani hanno un vincolo territoriale che devono essere comunque ricollocati in qualsiasi forma nell'area regionale della produzione solidi urbani. Prego? E questa è un'altra. I rifiuti industriali non hanno questo vincolo, vero? I rifiuti industriali viaggiano, poi si sono inventati pure il SIRTI. Si sono inventati il SIRTI e hanno buttato al vento 600 milioni di euro, ma che doveva servire soprattutto... Salve, buonanotte. Il SIRTI, che adesso è disattivato e messo da parte... Sistri, chiedo scusa. Doveva servire proprio a verificare il traffico proprio dei rifiuti industriali. È andato in tilt, non funziona. Ecco, quindi... Ogni volta che si ragiona dei rifiuti apriamo una finestra anche su quelli industriali. Voi avete aperto una finestra parlando prima del CSS, poi del Palper. Infatti devo dire che stavo per chiedere, poi Rossano l'ha spiegato, dico, ma da Lucca vengono a bruciare a Terni? Voglio dire, anche i chilometri che vengono fatti, vabbè, noi parliamo. Invece rispetto alle mafie... La questione, secondo me, meriterebbe di essere messa meglio a fuoco rispetto ai rifiuti industriali. Ecco. Che dici? Sì, concordo in linea generale, non sono convinto, più in realtà, secondo me, se la questione del Palper è un rifiuto speciale. Può essere un modello anche per altre tipologie, compreso i cosiddetti rifiuti tossici. Il problema dei rifiuti tossici vanno ricondotti alle produzioni pulite. Nel momento in cui te, azienda, produci rifiuti tossici, vuol dire che i tuoi processi produttivi sono sporchi.
Quindi allora a maggior ragione devi coinvolgere la responsabilità del produttore, c'è tutto il cosiddetto sistema europeo delle produzioni chimiche. Però i rifiuti tossici non sono grandi quantitativi, i rifiuti speciali sono parecchi, ma se su questo, come sulla questione delle biomasse, c'è una mobilitazione, per cui c'è una tracciabilità che è fatta dalle comunità, la malavita ha portato i rifiuti, quando c'erano le manifestazioni a Pianura, dove ci dicevano, sarà stata leggenda metropolitana, che arrivavano i camion dal nord, spaventavano anche dall'Austria, probabilmente anche dalla Germania, arrivavano i camion, l'autista scendeva, lo tiravano in questa voragine e ci rimaneva il camion e tutto. Quindi è perché non c'era controllo da parte dello Stato, c'era un lasciar fare, ecco, non c'era la democrazia, le comunità erano prive della sensibilità. Poi man mano che le comunità si sono, in questo senso, io ho anche delle critiche verso il Movimento 5 Stelle, no? Rispetto alla, quindi io non parlo mai per piaggeria, io dico quello che penso, però sicuramente, no? C'è stato il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni con la crisi della sinistra, ha raccolto quelle energie che le altre forze non avrebbero saputo suscitare, quindi è cresciuta la consapevolezza delle comunità e laddove cresce l'anticorpo della consapevolezza non c'è spazio per la malavita sui rifiuti solidi urbani e sui rifiuti speciali, perché ha ragione lui, il CDR è un rifiuto speciale e può viaggiare da regione a regione, addirittura più del rifiuto urbano, perché il rifiuto urbano lo puoi far viaggiare solo se c'è un accordo tra regione e regione. La questione dei CSS, sono convinto che in regioni come Terni, avete visto Clini ora non c'è più, però Clini è stato un soggetto rivelatore di una tendenza che avviene sempre, da metà degli anni Ottanta ad oggi si è ripetuta almeno un paio di volte. Quando non c'è più spazio per l'incenerimento dedicato, cioè per gli inceneritori che si chiamano così, prevale l'altro piatto del pendolo, che è l'incenerimento non dedicato, cioè centrali termoelettriche, cioè cementifici, specialmente quando i cementifici sono in crisi perché non si mura più. Allora dove si fa l'affare? Si fa nel conferire rifiuti, per cui loro incassano dal conferimento dei rifiuti. Ora, specialmente nelle regioni che hanno pochi rifiuti, perché hanno pochi abitanti, perché c'è la crisi e i rifiuti calano al ritmo del 5%, allora questa soluzione prende quota per tanti motivi, ne ho accennati alcuni ma ce ne sono anche altri. Credo che la regione Umbra giustifichi male, fosse anche un unico inceneritore dedicato, ecco che c'è il ricorso ai cementifici, che mi sembra che siano anche relativamente numerosi in questa regione. Bisogna stare molto attenti, Legambiente sponsorizza questa soluzione e io, guardate, storicamente con la leadership nazionale di Legambiente ci ho avuto uno scontro frontale, mentre con gruppi locali ci sono andato e ci vado a braccetto molto spesso, quindi io dico cose, ecco, allora Legambiente, bisogna togliere l'argomento, perché loro lo caratterizzano, lo identificano come un argomento progressivo, dicono liberiamoci dall'incenerimento dedicato, i cementifici garantiscono maggior flessibilità al sistema perché se avanzano le raccolte differenziate non si porta più al cementificio, ma non è mica così semplice. Ecco, loro lo fanno passare come argomento progressivo, come argomento quasi vicino a rifiuti zero, cioè in nome della flessibilità, con gli amici di Legambiente dove sostengono questa tesi, che dicono perlomeno non facciamo fare l'inceneritore, ma attenzione perché i cementifici è difficile se si soffre di più, se ti impiccano, se ti fucilano, no? Ma i cementifici non hanno sistemi di depurazione e hanno anche normative
che sì, si dice, devono rispettare la normativa europea in merito agli standard emissivi, alla combustione dei rifiuti. Tuttavia, guarda l'Ilva, a che punto sono dovuti arrivare quello è un caso un po' estremo, ora io non voglio fare i nostri signori dei cementifici esprimono in questa fase anche un sottosegretario, tra l'altro, poi non è stato eletto, comunque sottosegretario l'hanno fatto lo stesso. Ecco, insomma, questo è un po'... fatte le debite proporzioni tra quello che è il peso di Taranto e quello che è quello di Gubbio. Ecco. Una cosa volevo dire, no? Ha parlato di biomasse, è una parola che da noi, biogas, biomasse, cioè sono delle lotte, adesso la regione sta facendo una pubblicità sui giornali, ci porta tutti a visitare queste centrali dove si mangia una mensa comunale per bambini, no? Mentre hanno impianto, e chi segue gli impianti sa che hanno impianto, non è un luogo di visita comune. Non è che queste centrali biomassa, vista anche il piano parte del comune di Perugia che è allucinante, ma anche quello regionale dal 2014 a venire avanti parla di un piano di che dovremmo andare solo con le biomasse praticamente la nostra regione. Un piano energetico che è basato sulle biomasse. Mi sembra che il comune di Perugia sono 33 centrali da realizzare, insomma. Non è che parliamo di cosettine piccole. Non è che anche lì il rifiuto indifferenziato, che non si chiama più rifiuto, possa avere una sua collocazione, magari non in questo delle città, ma in centrali un pochettino più importanti? Allora, la questione delle biomasse è molto, molto ampia, però è pertinente e confinante con quella della gestione dei rifiuti. Dal punto di vista normativo, la gestione delle biomasse si riferisce a biomasse cosiddette vergini, vale a dire a cippato vergine non trattato, non ma per esempio legno che proviene da falegnamerie, che è stato impregnato da solventi, che è rifiuto, che va in codice CER, codice europeo dell'ambiente. Però ce lo insegna la realtà della Marcegaglia, l'inceneritore di Massafra partì come inceneritore a biomasse vergini.